Vi capita mai di ricordarvi di band di qualche anno fa che appunto seguivate, che vedevate molto attive e di chiedervi ma che fine hanno fatto? Di quante band si perdono le notizie ogni anno? Tantissime, cioè ora mi è venuto in mente di fare questo video proprio perché avevo visto su Facebook, sulla mia dashboard, qualcuno che aveva utilizzato una canzone di una band che era attiva qualche anno fa e di pensare ma quella band che fine ha fatto? E poi parlo di band nazionale, cioè non nazionale, scusate, regionale, una band qui, umbra. E quindi per chi vive di musica, per chi appunto è nell'ambiente, magari conosce chi è musicista o appassionato o addetto ai lavori, comunque avrà visto una marea di band che hanno mandato il primo disco, il secondo disco magari, e poi però si sono perse le notizie. Magari quando sono usciti quei dischi, il primo disco, il secondo disco, erano molto attivi, le vedevi molto attive sui social, proprio andavano a suonare, promuovevano i loro tour, erano molto attivi, e poi però dopo un anno, due anni, tre anni si sono perse, non si hanno più notizie, e vuol dire che il progetto si è un po' arrestato, si è un po' fermato e la band magari si è anche sciolta. E questo succede troppe volte, secondo me. Troppe volte. Questo succede perché le band non fanno un piano, non hanno una strategia proprio, diciamo, organizzata sul lungo periodo. Magari ragionano disco per disco, e questo secondo me è un problema, ragionare disco per disco. Bisogna che tutto sia coordinato, tutto sia organizzato, anche la comunicazione durante un disco, quando la band è ferma, oppure anche lo stesso, diciamo, organizzare che cosa fare. Adesso finisce il tour, adesso ci prendiamo una pausa, lo comunichiamo, poi entriamo in studio, comunichiamo che stiamo registrando. Cioè, bisogna mantenere, lo diciamo sempre, una comunicazione costante sui social. Questo aiuta a tenere l'attenzione sulla propria band. Però se non ti organizzi questa comunicazione, poi qual è il rischio principale? Che tutto il lavoro che hai fatto, no? Proprio pensate a quelle band che avete visto. Le avrete viste sicuramente se siete appassionati di musica o siete musicisti, quindi colleghi che le avete visti. Ci sono annate in cui alcune band vanno di più, altre no, dove le vedete che suonano nella vostra città e poi hanno anche date fuori. Vedete l'impegno, la fatica, i sacrifici anche per organizzare un tour in maniera indipendente, in maniera che si possa anche uscire fuori. Quanto è difficile, lo sappiamo tutti, quanto è difficile organizzare delle date fuori, anche mettere tre date in fila al di fuori della propria regione, cioè devi lavorarci i mesi, quindi tutti questi sacrifici, se non hai un piano a lungo termine, li butti nel cesso. Perché devi sprecare tutte le energie e i soldi che hai messo nella pubblicazione dei dischi, di un disco, di due dischi, di tre dischi, e perdere tutto il lavoro perché non hai, diciamo, pianificato almeno una strategia sul lungo periodo, una comunicazione costante? Se vedete le band che ce l'hanno fatta, non hanno mai mollato la comunicazione, anche se si prendevano dei momenti di pausa, lo comunicavano. È importante per non buttare il lavoro, perché a me dispiace vedere proprio l'impegno, perché poi dopo un po', se non hai risultati, l'impegno viene meno, nel senso che ti stanchi, sei stanco, la musica ti logora, è faticosa, e quindi bisogna essere intelligenti e anche avere un piano sul lungo periodo proprio per ottimizzare le energie, perché poi noi più andiamo avanti con l'età più diventa difficile. Quindi ragazzi, io ho creato questo corso gratuito di un'ora completo per non bruciare il tuo disco, Music Firefighter. Non so, molti l'hanno già visto, l'hanno scaricato, è piaciuto molto. Se un musicista ancora non l'hai visto, un corso di un'ora che ti spiega appunto la strategia da mettere in campo passo passo nel momento in cui hai registrato un disco e lo devi pubblicare e promuovere, in modo che tu possa replicare questa strategia per ogni pubblicazione e avere una comunicazione coordinata. Vi lascio il link in descrizione, comunque il sito è fire.michelemaralino.com. Il corso è appunto Music Firefighter, non bruciare il tuo disco. Lo trovate appunto sul link in descrizione, scaricatelo e fatemi sapere. Se conoscete e vi ricordate di band che sono scomparse all'improvviso, oppure voi suonavate in una band che si è molto impegnata in un determinato periodo e poi tutto è andato a sfaldarsi. Fatemelo sapere nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!